Ciao a tutti, benvenuti. In questo video per informarvi e anche illustrarvi lo scopo, l'intento del nostro intensivo di fine marzo, 22, 23, 24, pomeriggio di venerdì, sabato e domenica. Napoli, non è quello che vedete alle mie spalle. Qui è il rio amazzonico, il rio Nero che arriva proprio in quella parte lì, del rio dell'Amazzone. E vi parlerò anche di questo, anche perché c'è un progetto importante che stiamo portando avanti per creare un ambulatorio dove si possono fare anche dei rituali e delle cerimonie per poter utilizzare il livello di coscienza che in questi luoghi sacri si può esperire. Quando parliamo di scienze biosistemiche, cerchiamo di avvicinare un pochino l'idea, la voce, anche il pensiero a tanti anni di esperienza che appartengono alla mia storia personale. Dopo gli anni accademici, dopo la laurea di scienze biologiche, soprattutto dopo la laurea in medicina e chirurgia, ero iscritto alla specializzazione epidemiologica e sanità pubblica epidemiologia, e mi accorsi che la stessa epidemiologia contraddiceva fortemente quello che era un atteggiamento che in ambito medico si stava delineando. C'erano da una parte i vecchi maestri che davano le giuste indicazioni, le giuste dritte, dall'altra una medicina sempre più politicizzata e soprattutto commercializzata, con fenomeni convenzionali che hanno poco a che fare con le vere transazioni che devono pure esistere, perché tutto ciò che è vita è economia, ma se questa economia è basata su un principio falso, su un principio manipolativo, allora diventa frode. E sinceramente, quando nel 94, da giovane medico, un po' nauseato di un certo contesto, avevo imparato anche alcune pratiche, tra cui alcune pratiche chirurgiche, decisi quasi di non far più nulla, cioè non volevo continuare a fare il medico. E conobbi Guru Dev Sinkalsa, il mio maestro di omeopatia e di yoga. Mi presentò Carlo Santullo, mi presentò Guru Dev Sinkalsa, e Guru Dev mi ha permesso in quegli anni piano piano di recuperare la mia vocazione medica. Lui diceva sempre, Guru Nanak, il primo guru dell'epopea Sikh, diceva appunto essere puro tra gli impuri. Questo significa poter portare avanti un progetto al servizio della vita anche tra belve. E in quella situazione, ovviamente, la belva, per così dire, anche l'immagine che hai tu stesso del male. Quindi non temere il male, ma starci e andare verso il bene è qualcosa che deve comunque accomunarci, ed è un punto di partenza che metto in gioco soprattutto da chi riceve brutte diagnosi, per l'appunto maligne, e maligno tutto ciò che non ti permette di stare nel male e stare con classe ed eleganza per poi andare verso il bene. Quindi avere paura del male è maligno, non volere il male significa non volere neanche il bene, quindi per la legge universale della dualità usciamo da quella grande sfida che è lo stare al mondo, proponendo sempre cose importanti, cose da affrontare, cose da superare, uscendo anche un po' da quella che possiamo, usando anche un termine anglosassone, comfort zone. Noi siamo stati in Amazzonia tutti quei giorni, quelle settimane, ed è impegnativo, molto impegnativo, e rompere gli schemi della vita occidentale ti dà una connessione profonda col divino che è in te, quindi non si cerca fuori un santo, un prete, un papa o un guru, ma il divino lo senti in te. E Guru Dev Sinkalsa, guru significa buio luce, ponte che ti accompagna dal buio verso la luce, ricordava sempre che il guru lo si legge negli occhi del tuo nemico, o meglio di chi credi possa essere il tuo nemico, il tuo carnefice.
Ecco, detto questo, dopo circa 15 anni di lavoro con lui, capitò un evento in famiglia che non mi permise di continuare a fare l'omeopata, l'agopuntore e il maestro di yoga, l'insegnante di yoga, per il semplice motivo che persone a me molto care, molto legate alla mia identità di figlio, quindi i miei genitori, soprattutto mia madre, venne travolta da medici altrettanto di famiglia. Rispetto a quelle diagnosi, a quegli interventismi, l'omeopatia e l'agopuntura era tenuta in scarsa considerazione proprio perché sono medicine tutto più complementari, ma non possono risolvere malattie così gravi. Quindi le lasciai, o quantomeno le misi in un angolo. Avevo bisogno di trovare un sistema che mi permettesse di destrutturare la diagnosi e riportare anche il fare medico-paziente secondo quelle che sono le nostre origini, le nostre tradizioni, non in quella direzione di intelligenza artificiale, dove un medico vede una cosa lì buttata, dettata da uno strumento. Un'immagine di un qualcosa che potrebbe essere, no? Quindi la diagnostica per immagine è un qualcosa che potrebbe essere che non avremmo mai visto, ci inventiamo che possa essere anche qualcosa di grave e diciamo male, come medici, e se un medico dice male, vede male, si intende male, dice male quello che vedi, maledice il paziente perché il paziente vede nel medico una figura che può salvarlo, no? Quindi c'è tutto questo spostamento, anche questa delega che oggi più che mai è diventata imperante. Prima il paziente era colui che pazientava in attesa di stare bene, ora non si può manco chiamare più paziente, si chiama assistito e l'assistito è colui che non ha capacità di intendere e di volere. Quindi a tutto il livello medico, il livello anche per così dire delle medicine cosiddette complementari, e allo yoga e al Satnam Rasayana mi misi a lavorare con le leggi biologiche circa 20 anni fa e in quegli anni ci mettemmo in una posizione che per comunicare al mondo, io venivo comunque dal Satnam Rasayana, ma per comunicare al mondo le leggi biologiche, per applicare le leggi biologiche, c'era bisogno di una comunicazione miltoniana, Milton Erickson, quindi riuscire a capire come far arrivare un messaggio senza violare, senza violentare il nostro interlocutore, senza diventare dei caterpillar, che leggi biologiche possono diventare dinamite in un contesto non utile ad accogliere. E quando il contesto non è utile ad accoglierlo, bisogna lavorare sul contesto, starci e capire quali sono i freni, quali sono gli irritimenti. Fu per questo che cominciamo a frequentare anche tutto il livello di Bertellinger e fu per questo che per questo motivo, per tale motivo, venimmo anche un attimino emarginati, per fortuna io aggiungo, dal mondo della medicina germanica. Eravamo quelli che insegnavano leggi biologiche a tutto il mondo, ma il mondo degli ammiriani ci rigurgitava. Fu per me una cosa importante perché io non mi sono mai allineato alla medicina germanica, ma che ho registrato e soprattutto ho sempre detto che le leggi biologiche non potranno mai essere una medicina alternativa, ma sono piuttosto un'alternativa alla medicina, qualcosa che permette la demedicalizzazione della relazione. Quel primo non nuocere che qualsiasi medico, terapeuta, psicologo, qualsiasi operatore del mondo della salute dovrebbe tenere in grande considerazione, quindi non arruolare al male, ma liberare dal male. Insegnando, gestendo, affiancando ad un'altra persona adulta nel poter superare i propri limiti, quindi è un vero e proprio coaching quello che un medico si dovrebbe proporre, non inventarsi storie, dire delle cose che neanche lui comprende e soprattutto sostituirsi a Dio. L'altra volta un mio amico mi ha mandato WhatsApp, sai qual è la differenza tra Dio e un medico? Io dico no. Non pensavo ce ne fossero. Lui dice: no, Dio non dice mai di essere anche un medico, eh? O non crede di essere anche un medico. Lascio a voi le considerazioni e le risate. Il livello che ci proponiamo nel nostro intensivo sarà proprio quello di mettere insieme
Tutto il percorso fatto col Satnam Rasayan è un percorso dove di spirituale c'è la pratica, cioè non si può insegnare una pratica, bisogna praticare la pratica. E quindi il mio intento, stiamo anche già strutturando dei corsi a Napoli di Satnam Rasayan, il mio intento è quello di avviare a questo percorso di esperienza e anche di pratica. Su quel sé profondo, su quello spazio sacro e su quella coscienza e quella mente trascendente che Satnam Rasayana, grazie anche agli esercizi di yoga, ti permette. Nelle costellazioni spirituali, che significa? Noi lavoreremo comunque con tutta quella parte che ha a che fare con l'impegno sistemico e familiare, quindi lo shunya, la mente meditativa che permette anche di non avere più quei ruoli di partenza importanti come quello del ricercatore, del facilitatore e del rappresentante, ma l'esperienza, il campo morfogenetico si presenta così com'è, anche e soprattutto grazie alla pratica meditativa che condivideremo in quei giorni. È ovvio che quando ci muoviamo nel campo delle costellazioni spirituali, oramai da più di 15 anni, lavorando con chi stava nelle costellazioni familiari, avendo avuto anche il privilegio di essere stato il medico di Attilio Piazza, che ha portato Bertellinger in Italia, abbiamo capito, abbiamo imparato piano piano come, e queste sono le scienze biosistemiche, come non separare i due livelli, come abbiamo quattro tessuti che originano da altrettanto quattro foglietti embrionali e che permettono in quanto tali di svolgere un compito biologico adattativo e in linea con l'apprendimento biologico e sistemico che viene dalla famiglia. Quindi abbiamo dei sintomi che sono molto relativi alla relazione con la madre, altri più relativi alla famiglia, ai parenti e soprattutto al padre. Il movimento verso i parenti, verso il padre, ma anche i movimenti verso i fratelli, i cugini, il sistema in sé, con tutto quello che è alle spalle, di coloro con i quali condividiamo i primissimi passi, e tutto questo livello qui che impegna il nostro adattamento biologico e quindi il sintomo. Noi abbiamo un sintomo che ha un suo perché, ma anche un suo chi è. E questo lo andiamo a vedere in maniera molto veloce, molto immediata. La velocità poi, lo spazio-tempo non ha un significato importante quando si viaggia nella mente neutra, nello spazio sacro, ma c'è un'immediatezza tra il sintomo e ciò che andiamo a rappresentare. Faremo un'introduzione proprio sulla vita di relazione, come la vita di relazione è il frutto di tanti livelli, un livello energetico, parleremo anche dei chakra, un livello biologico dove il cellulare nella sua infinitesima capacità è capace di adattarsi costantemente e dare comunque il meglio di sé. Il programma speciale biologico e sensato, come il campo di frequenza energetica è condizionato dai nostri movimenti obbligati, come i nostri movimenti obbligati appartengono a quella mente ipnotica che non dando e ricevendo le giuste frequenze condiziona il nostro stare. Quindi se noi stiamo sempre lì a picchiare la testa come movimento obbligato, che è sistemico, ovviamente energetico, facciamo il durone, facciamo il bernoccolo. Al bernoccolo ci pensa il nostro sistema psiche-cervello-organo, perché è un cambiamento cellulare che prevede tutta questa parte più visibile, più materiale, ma tutto il livello è sostenuto in maniera multidimensionale. Quindi non pensare alle specializzazioni è la prima regola. Dicevano i miei maestri di medicina che la specializzazione serviva per mascherare l'ignoranza del medico. Anche nel nostro mondo, nel mondo delle percezioni, nel mondo delle sensazioni, nel mondo del credere delle cose e nel esaltare anche il proprio ego attraverso ciò che più ci piace e a cui più ci leghiamo, creando campi di buona coscienza, l'obiettivo è anche quello di mettere insieme in un campo di equalizzazione esperienze diverse, ma che poi arrivano alla stessa destinazione quando ci si muove con umiltà, con la giusta ignoranza del sapere di non sapere, come diceva Socrate, e soprattutto al servizio della vita. Un abbraccio a tutti.
e ci vediamo a fine mese. Ah, per informazioni scrivete a Manuela libertà e salute senza accenti, libertà e salute @gmail.com e ci vediamo presto. Vi parlerò anche dell'Amazzonia.